Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova video lezione. Oggi vorrei proporvi un altro esercizio semplice ad acquerello eseguito con una tecnica differente da quella che vi ho sempre mostrato. Ringrazio intanto tutti quelli che mi stanno chiedendo informazioni su Patreon, che ho già detto è una piattaforma all'interno della quale a breve inizierò a pubblicare delle lezioni della durata di parecchie ore, non come i tutorial di YouTube che sono molto più veloci, ma delle vere e proprie lezioni registrate, sempre disponibili, all'interno delle quali eseguirò con voi, con chi vorrà seguire, dei lavori completi, dall'inizio alla fine, anche lavori molto più complessi rispetto a quelli più semplici che vediamo qui su questo canale. Sarà pronto nel giro di pochissimi giorni, sto finendo gli ultimi video e poi comincerò a pubblicare, vi avviserò subito, chiaramente non appena sarà pronto. Tornando al nostro esercizio però, vi ricordo che se volete scaricare l'immagine in alta risoluzione da copiare mentre ascoltate questo tutorial, potete semplicemente iscrivervi alla mia newsletter e ricevere in automatico l'immagine in alta risoluzione sia di questo soggetto che di tutti gli altri che ho utilizzato per fare gli esercizi che vi sto proponendo su questo canale. Iscrivendovi alla newsletter inoltre ho l'opportunità, se vi fa piacere, di avvisarvi per quanto riguarda tutte le novità legate sia ai corsi in diretta streaming, i prossimi dovrebbero essere a fine mese, a fine marzo come sempre, e poi potrò avvisarvi non appena sarà pronto Patreon, ma soprattutto vi terrò aggiornati su tutti i video che pubblico su YouTube. Quindi se vi fa piacere, oltre ad iscrivervi al canale, potete anche iscrivervi alla newsletter, il link è qua sotto. Tornando al nostro lavoro, vediamo un po' di cosa si tratta. È una natura morta semplicissima con una tazza da tè scura e tre limoni messi alcuni sopra, altri uno di lato. Questo lavoro lo vedremo con una tecnica differente da quella che vi ho sempre mostrato fino a questo punto. Ed è un po' la risposta a tutte le persone che mi hanno scritto per chiedermi ma esiste solo questa tecnica per l'acquerello? In realtà no. Esistono un'infinità di tecniche, potremmo dire che c'è una tecnica per ogni artista, anzi forse di più. Però ecco, vi ho sempre detto che si fa prima il disegno, poi si mette il bistro e poi si danno le velature di colore. Chiaramente non è l'unico modo per procedere, quella di cui abbiamo parlato tante volte, la tecnica classica, ma ci sono altri modi. Questo soggetto l'ho eseguito con delle pennellate piatte, potremmo dire, cioè pennellate non sfumate, eseguite e stese sul foglio con due pennelli piatti, uno più grande e uno più piccolo. Se può interessarvi trovate il link di acquisto qua sotto, sempre nella descrizione di questo video, insieme a tutti gli altri materiali che ho utilizzato per realizzare questo acquerello. Ecco, direi di iniziare col nostro esercizio, vediamo come l'ho realizzato. Saltiamo tutta la parte di disegno, che ormai sappiamo come gestire dagli altri tutorial, e iniziamo subito con l'acquerello. Intanto il disegno, come vedete, è un disegno abbastanza preciso, anche se schematico, eseguito poi con uno o due incroci di tratteggio per definire le ombre. Partiamo immediatamente dallo sfondo, che realizzo con un colore blu molto freddo, quindi un blu petrolio, un verde petrolio potremmo dire, quindi un blu verde abbastanza freddo, e inizio subito con delle pennellate piatte, quindi delle pennellate che vengono gestite in maniera molto schematica, con un pennello piatto a sua volta, per facilitare proprio un segno omogeneo e coerente per tutto il dipinto. Si avvicina un po' a quella che può essere la tempera o la pittura a olio in certi casi. Come vedete utilizzo il pennello di piatto, quindi sfruttando tutta la larghezza per coprire una superficie più estesa, mentre invece utilizzo il taglio del pennello per definire, per avere un senso, una definizione più precisa della pennellata. Eseguita questa prima parte, poi asciugo il pennello e pulisco dove voglio alleggerire.
Inizio quindi a prepararmi il colore per i limoni, anzi i colori per i limoni, partendo sempre dal colore più chiaro in assoluto che vedo nel punto luce. Quindi quello mi farà da base a tutto e poi successivamente interverrò con passaggi di bagnato su bagnato o bagnato su asciutto per dare degli effetti di maggiore intensità laddove servono. Lo stesso giallo chiaro che ho dato come base ai limoni lo passo anche sulla tazzina. Perché questo? Perché come vedete la tazzina sulla parte destra ha un riflesso giallo dato dal limone che sta a contatto appunto col bordo destro della tazza e quindi di conseguenza per dare questo effetto la cosa migliore è darlo come base per poi scurire successivamente con i blu. Intanto man mano che vado avanti, man mano che il lavoro asciuga, intervengo con colori sempre più densi per dare maggiore profondità ai soggetti. Passo quindi poi alla tazzina cercando un colore di fatto molto simile a quello che ho usato per lo sfondo, semplicemente lo spegnerò leggermente di più con un rosso per rendere il blu ancora più spento, più scuro, come vediamo nella fotografia in alto a destra. Una volta trovato il colore, inizio a rendere la velatura su tutta la tazzina. Nell'eseguire questo lavoro avrò dei punti di contatto, come vedete nella zona in alto a sinistra, in cui il giallo ancora umido va a invadere leggermente la tazzina, ma diciamo che in questo primo passaggio non mi preoccupa eccessivamente. L'unica cosa che cerco di preservare chiaramente in questa fase è proprio il riflesso sulla destra. Intanto rafforzo il colore stesso della tazzina eseguito, cercato per il primo passaggio e, approfittando del bagnato su bagnato, intensifico le zone più scure. Rafforzo e intensifico, quindi rendo più densi i gialli utilizzati prima, li sporco con un po' di marrone e questo colore così ottenuto lo utilizzo per rafforzare la velatura di giallo che già ho realizzato nel primo passaggio e nel secondo passaggio, praticamente quando ho intensificato il giallo ancora umido. Così facendo tiro fuori le mezze ombre, i mezzi toni.
e ripeto in qualche modo lo stesso passaggio anche sulla tazzina. Quindi man mano che vado avanti intensifico sempre di più i colori, li rendo più densi e così do più profondità ai vari punti, alle varie parti del soggetto. Tutto l'acquarello, lo stiamo capendo, funziona così. Si parte dal colore più chiaro e si va progressivamente a intensificare con colori che sono sempre più densi e con interventi sempre più circoscritti. Questo sia che si lavori col bagnato su bagnato, sia che si lavori col bagnato su asciutto. Come avete visto, più mi avvicino alla conclusione del dipinto, più cerco di rafforzare le parti più scure, quindi le parti dove chiaramente abbiamo meno luce. Lo faccio con colori, appunto, come dicevo poco fa, sempre più densi, sempre più circoscritti, e in questa fase vado a cercare anche maggiore definizione. Come avrete capito, i colori in tavolozza non si sprecano, quindi ravvivo il colore che avevo di base, semplicemente per avere un po' di acqua, anche se colorata non importa, e poi preparo un bistro abbastanza denso. In realtà con questa tecnica non si parla propriamente di bistro, si parla più semplicemente di ombre o di colori, è appunto un metodo differente. Come avete visto, rispetto alla tecnica che vi ho mostrato in tante occasioni, con questo lavoro non si realizza prima il bistro, ma si passa direttamente al colore, dal colore più chiaro al colore più scuro. Alla fine di tutto il lavoro viene data l'ombra generale, che in questo caso posso fare partendo dallo sfondo, col pennello estremamente carico e con un colore abbastanza denso, ma comunque sempre diluito, non un colore puro, e lavorando con acqua e col colore che ho in tavolozza creo i diversi livelli delle varie ombre, quindi creo di fatto l'ombra d'insieme che unisce l'ombra propria all'ombra portata, quindi l'ombra del soggetto all'ombra del piano, della proiezione, l'ombra di proiezione del soggetto stesso sul piano. E questo a livello pittorico è l'ultimissimo passaggio, è proprio il passaggio che dà la massima profondità. Ecco, a livello teorico, con questi ultimi tocchi di scuro massimo, potremmo considerare anche finita la pittura. In questo caso però mi piace l'idea di poter rafforzare con una semplicissima penna Bic le parti più scure, magari dando anche un po' di tratteggio laddove serve. Qualche settimana fa abbiamo visto una lezione dedicata all'acquerello insieme al rapidografo. Ecco, è un po' la stessa cosa, solo che si lavora con quello che si ha a disposizione, semplicemente. Se non avete un rapidografo, una penna Bic nera va più che bene. L'importante è che sia una penna che non rilascia grumi, che non rilascia gocce, altrimenti macchia tutto. E con la penna Bic la cosa interessante, a differenza del rapidografo, è che noi possiamo comunque gestire un segno più o meno
scuro più o meno intenso in funzione della pressione. Per esempio, come avete visto nella zona di luce in alto a destra del limone più in alto, ho calcato pochissimo la penna ed è uscito un segno sottilissimo, mentre lungo questo bordo che sto tracciando adesso il segno è decisamente più scuro, più carico. Dove c'è il riflesso del limone magari avrò un altro segno molto leggero, nella parte bassa dove ho bisogno di uno scuro più importante calcherò un po' di più per avere un nero più deciso. La cosa interessante dell'inchiostro della Bic rispetto a quello del rapidografo è che tende generalmente a essere opaco e quindi è perfetto per l'acquerello, che a sua volta è una tecnica opaca. Continuo quindi a lavorare con la penna tratteggiando e scurendo tutti i punti in cui voglio una maggiore profondità di scuri o di linee. Detto questo, il lavoro può essere considerato finito. Come avete visto, la tecnica è leggermente diversa, ma in realtà varia poco, nel senso che nell'acquarello il principio è sempre quello. Partiamo dai chiari e poi piano piano intensifichiamo con le ombre. In questo caso ho finito il lavoro con una normalissima penna Bic al posto di un rapidografo, va bene lo stesso. L'importante è che sia una buona penna Bic, quindi di quelle che non rilasciano le gocce d'inchiostro quando disegnate. Però diciamo che se c'è una cosa bella dell'arte, della pittura in generale, è che non ci sono regole. Chiaramente esistono dei metodi, esistono delle tecniche molto precise, conoscerle è importante, altrimenti non ci si può esprimere. Però logicamente abbiamo anche, per fortuna, la libertà di sperimentare, anzi è buona norma sperimentare anche e soprattutto quando si conoscono i metodi e le tecniche. Detto questo, spero come sempre di esservi stato utile, spero che vi divertiate con questo esercizio e che lo ripetiate anche più volte, perché no? Quindi vi auguro una buona pittura, un buon divertimento e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!